colpo di scena per i Perletti. I fan della coppia notano un particolare che riguarda Mirko Brunetti e Lavatiero dopo le ultime vicende. Un fine settimana parecchio movimentato per gli amanti del gossip. Si riaccendono i riflettori sulla rottura tra Mirko e Perla e quello che è successo al compleanno dello chef Federico Fusca. Qui Brunetti e la Rossetti, che hanno avuto una storia d'amore parecchio appassionata dopo essersi conosciuti a Temptation Island, si sono rivisti e non solo. Segnalazioni varie con tanto di video e immagini, li descrivono come molto complici e affiatati, dinamica diversa da come li avevamo lasciati. Il fatto che questa cosa sia effettivamente accaduta e che abbia lasciato degli strascichi non indifferenti, la ritroviamo nell'ultimo gesto social del Lavatiero, che non era presente alla festa di compleanno dove la questione è avvenuta. Subito dopo, infatti, la vincitrice dell'ultima edizione del Grande Fratello ha tolto il follow, smettendo così di seguire il suo ex fidanzato e Greta, che nella casa era diventata una sua amica. Come stanno attualmente le cose? I fan dei Perletti si riaccendono con quest'ultimo segnale. Mirko Brunetti e Perla Lavatiero, i fan si riaccendono dopo l'ultimo segnale social. Perla si è indispettita per le indiscrezioni a proposito di Mirko e Greta dopo la rottura? In effetti sarebbe un bel colpo di scena, soprattutto perché la Rossetti e la Lavatiero, insieme nella casa del Grande Fratello, avevano stretto un rapporto d'amicizia davvero molto stretto, allontanando le voci di una rivalità che, visti gli eventi, sarebbe stata anche comprensibile. Perla si è sentita tradita da entrambi dopo aver chiarito i reali motivi della rottura pochi giorni fa. A quanto pare la situazione è molto tesa, ma i fan dei Perletti, che non si arrendono e continuano a trovare appigli per riportare in vita questa chiacchieratissima coppia, ieri hanno notato una similitudine. I due, che attualmente si trovano lontani, hanno indossato la stessa camicia. Sappiamo cosa indichi questa cosa, soprattutto quando tra due persone c'è un rapporto di estrema vicinanza. Vogliono dirsi qualcosa oppure comunicarla a tutti i loro fan? Potrebbe essere una mera coincidenza, come se ne vedono di tutti i tipi quotidianamente sui social. Per tanti però è un chiaro segnale di come i due, indipendentemente da voci esterne, indiscrezioni e la presenza di terze persone, vogliano ancora stare insieme e viversi giorno dopo giorno. Si tratta di un castello di sabbia costruito ad hoc dai fan oppure, davvero presto assisteremo al ritorno insieme di Mirko e Perla dopo la triste decisione di lasciarsi per sempre?